siamo a Carini, al castello di Carini, con Ambrogio Conigliaro per un interessante incontro sui siti archeologici di Carini. Sì, è il primo incontro che organizziamo come Movimento 5 Stelle sulla conoscenza del territorio. Oggi abbiamo visto le emergenze archeologiche che vanno dal periodo preistorico sino all'età tardo-romana, bizantina, del territorio. Siamo stati oltre 2 ore a discutere, a confrontarci sui beni culturali e abbiamo visto che effettivamente Carini è una sorta di museo a cielo aperto, è un paese che se venisse adeguatamente utilizzato, se questi siti venissero sfruttati, scusando il termine della parola sfruttati, ma se venissero valorizzati, messi in sicurezza e resi fruibili, potrebbero dare tantissime occasioni di lavoro sul territorio sotto molteplici forme di vista, dalle guide all'indotto per l'accoglienza, agli alberghi, ai bed and breakfast, ai luoghi di ristoro. Noi intendiamo muoverci in questo modo, non siamo più per continuare a cementificare il territorio, ma siamo per la valorizzazione del territorio sulle risorse che ci hanno lasciato i nostri avi. Ecco, ma quanti siti, possiamo fare una conta dei siti archeologici attualmente, scoperti? Allora, considerate che a Carini abbiamo 2 grotte che sono riserve naturali della regione siciliana, ma a Carini abbiamo 18 grotte, alcune abbandonate al loro destino che hanno restituito nel tempo resti di fauna fossile ma anche di uomo preistorico. Abbiamo alcuni siti archeologici già demanializzati che sono necropoli di età preistorica ma anche di età elima e greca. È in fase di istituzione l'area archeologica di San Nicola, dove c'è un'intera città romana utilizzata sino al periodo arabo. Ci sono le catacombe paleocristiane di Villa Grazia che al momento hanno uno sviluppo di corridoi visitabili che superano i 3 chilometri. Abbiamo veramente una quantità spaventosa di beni culturali che non sono per nulla valorizzati. Quindi oltre al castello? Sì, diciamo che il castello alla fine rispetto a quello che c'è sul territorio è una cosa piccola. Se considerate le catacombe che vanno dal III al V secolo d.C. affrescate, è una città intera romana con decine e decine di mosaici pari a quelli degli ambienti della domina e del domus di Piazza Armerina, quindi con disegni bellissimi, policromi. Il castello alla fine, confrontato con questi altri beni, è nulla. Si è parlato nel convegno di 2 oggetti importanti per il castello. Sì, abbiamo visto poi alla fine come l'intervento di semplici cittadini, visto l'inerzia delle pubbliche amministrazioni, possono fare ritornare sul territorio delle cose importantissime. Allora, per motivi di studio, abbiamo contattato gli eredi La Grua e questi hanno donato nel 99 delle cose importantissime per il castello, tra questi una statua del 1500 di Andrea Mancino, una statua in basalto di Horus egizio, un puttino che poi non è un puttino ma è un Eros di epoca greca, è tutto materiale che se potesse essere venduto varrebbe qualche milione di euro. Questi signori l'hanno regalato al comune di Carini, l'hanno regalato nel 99 e tutt'oggi, siamo nel 2013, queste cose ancora non sono fruibili e visibili. Ecco, si apriranno appunto questi momenti di visitazione? Ma questa è l'idea nostra, noi infatti stiamo lavorando come Movimento 5 Stelle al nostro programma di un futuro che sarà per Carini, proprio per valorizzare quello che già abbiamo. Sembra follia dover cercare di costruire delle nuove cose per portare qua turisti, per portare qua persone, quando abbiamo tantissimo materiale che non viene per nulla valorizzato e neanche messo alla fruizione delle persone. Gli appuntamenti quanto dureranno, per quanto tempo? Oggi siamo stati a parlare quasi 3 ore e abbiamo visto soltanto il periodo dalla preistoria al periodo romano. Considerate che a Carini abbiamo 23 chiese, tra cui oratori serpottiani, chiese medievali, abbiamo chiese bizantine, il castello. Per alcune cose ci vorranno giornate intere soltanto per parlare di un singolo monumento.